Ci troviamo in provincia di Cremona. Siamo qui per visitare un'azienda che dal 1900 si distingue per la qualità dei propri prodotti, coniugando tradizione, esperienza ed innovazione, la Latteria Soresina. Latteria Soresina è una cooperativa cremonese operativa da quasi 115 anni. Lavora più di 4 milioni di quintali di latte l'anno, collocandosi tra le prime tre aziende italiane per la raccolta del latte. Ha un fatturato di 326 milioni nel 2013. Occupa più di 550 persone in 5 siti produttivi. È leader nella produzione di grana padano e altri prodotti di altissima qualità, quali provolone, burro e latte alimentare. Dunque qualità e innovazione di prodotto, ma non solo. L'azienda ha compiuto anche importanti scelte strategiche in campo energetico. Ne parliamo con l'ingegnere Arpini. Innanzitutto, quali sono i segreti del successo di Latteria Soresina? Allora, i segreti di un successo così duraturo, credo in prima battuta, siano da individuare nell'altissima qualità dei propri prodotti, come il grana padano, il provolone, il burro. Poi, aver avuto una amministrazione e una gestione sicuramente oculata, ma aver anche saputo mantenere aggiornata l'azienda sia in efficientamento sulle proprie linee di produzione, sia per quanto riguarda poi tutto l'assetto normativo, quindi igiene, sicurezza del prodotto, sicurezza in termini antinfortunistici e ambiente. All'interno di Latteria Soresina ciascun lavoratore credo si senta un po' artefice di questa fortuna. Quando si lavora in un ambiente dove tutti mettono insomma la propria parte, si lavora bene e il prodotto esce bene. Anche l'aspetto energetico è stato di volta in volta preso in considerazione, non ultimo il revamping recente della centrale termica e poi altri investimenti nel settore, come per esempio anche la cogenerazione. In che modo viene quindi oggi soddisfatta la necessità di abbattere i costi energetici e rimanere competitivi sui mercati? Sì, per rispondere a questa domanda, Latteria Soresina aveva da tempo uno studio di fattibilità per l'installazione di un cogeneratore che praticamente è stata inserita poi nei piani industriali che si sono sviluppati nel corso degli anni. Tenete in conto, giusto per dare qualche informazione tecnica, che Latteria Soresina consuma quasi 15 milioni di kilowattora come consumo elettrico e circa 5 milioni di normalmetri cubi di metano per la produzione di vapore. È quindi un'azienda energivora. L'energia viene utilizzata in tutte le fasi dei propri processi, sia per il trattamento del latte, quindi per la pastorizzazione piuttosto che la sterilizzazione, sia poi per la cottura di tutti i formaggi, nonché poi per il riscaldamento ambientale e degli uffici. Quindi, sulla scorta di questo studio di fattibilità, si è dato avvio all'installazione di questa nuova macchina, che è stata scelta della taglia di 2700 kW elettrici. Andiamo quindi a vedere come funziona questo impianto. Allora, quindi dallo studio di fattibilità, che abbiamo mantenuto sempre aggiornato secondo gli andamenti dei prezzi di gas metano e energia elettrica, abbiamo ipotizzato un principio di funzionamento 5.000 ore annue. Per fortuna i nostri processi, diciamo, sono abbastanza fasati, nel senso che quando cresce il consumo di energia elettrica, certamente con valori diversi, ma cresce anche la richiesta termica. Per cui direi che ambedue, no, le energie disponibili sono state assorbite. In particolare, quindi, la macchina, dicevamo, è una macchina da 2700 kW elettrici e la modalità di funzionamento è energia elettrica a comanda con scambio zero per la rete. In pratica tutta l'energia elettrica prodotta la consumiamo fino al punto al limite tecnico della macchina stessa. Per quanto riguarda invece i cascami termici, diciamo che i 1000 kW circa disponibili ad alta temperatura li utilizziamo per produrre vapore a 8 bar. Mentre invece il cascame a bassa temperatura, l'acqua calda, ha due destinazioni. Una è il preriscaldamento dell'acqua destinata poi alla produzione di vapore. La seconda invece è legata ai lavaggi di reparto per un rendimento globale di macchina che si attesta intorno al 75%. Nel futuro però, proprio in prossimità dei prossimi investimenti, prevediamo di assorbire il tutto, non escludendo l'applicazione anche di assorbitori, proprio per produrre freddo dal caldo. I nostri processi prevedono anche magazzini di stagionatura, dove la temperatura di queste celle è mantenuta costante tutto l'anno,
intorno ai 15 gradi, quindi si presta molto bene a questo tipo di applicazione. Quindi la scelta di installare un impianto di cogenerazione si è rivelata ottimale per la teoria Soresina? Ma direi di sì. L'impianto è stato messo in marcia nel rispetto dei tempi previsti e considerando anche tutto l'iter autorizzativo, che è tutt'altro che semplice. Quindi insomma si può dire che per la teoria Soresina c'è stato un risparmio effettivo nel campo energetico. Devo dire poi che lo stabilimento di Soresina è inserito nell'ambito di una teorizzazione integrata ambientale che prevede insomma un impegno nella riduzione delle emissioni in generale. L'esercizio dello stabilimento è inserito nell'emission trading, quindi in questo mercato delle quote di CO2 a livello europeo che impone una riduzione costante di queste quote. Quindi anche in questo senso, ma direi per l'ambiente in generale, è stato un investimento azzeccato.